Un'altra grande vittoria, mancano 2 minuti del tempo di recupero, 3-0, appena segnato Pedro, ci siamo persi l'esultanza in live, potevo iniziare un minutino prima, ma va bene lo stesso. Terzo posto in classifica, recuperati 3 punti alla Juventus, stasera Inter-Lazio, quindi si recupererà qualche punto a qualcuna. 3 punti guadagnati sul Milan, che ieri ha perso alla Spezia 2-0 secco. Ora siamo a meno 6 dal Milan, che nell'ottica della lotta al quarto posto, secondo me, è una delle avversarie. Secondo me non arriverà mai a lottare per lo scudetto fino alla fine. Giornata quindi al momento perfetta, veramente un grandissimo primo tempo. I primi tempi a cui la Roma ci ha abituato. Doppietta di Veretout, prima con un grande inserimento di testa e poi con un rigore perfetto, calciato alla perfezione. Terzo gol, sempre su assist di Veretout, di Pellegrini, annullato giustamente per fallo di Mkhitaryan durante l'azione. Primo tempo è andato via un po' così, con altre occasioni della Roma, qualche pericolo creato dall'Udinese, non troppo evidente. Secondo tempo non mi è piaciuto molto perché c'è stato un po' troppo di sufficienza in tante giocate, un paio di Veretout. Poi c'è stato l'errore madornale di Cristante, che ha portato Deulofeu solo davanti al portiere. Ora vediamo un po', c'è Musso che rischia un po', però se ne si libera del pallone. Deulofeu solo davanti al portiere poteva riaprire la partita sul 2-1, miracolo di Pau Lopez. E poi insomma è andato via un po' così il secondo tempo. La Roma quando voleva poteva attaccare e creare pericoli. Però forse un po' di stanchezza, un po' di gestione della partita. L'Udinese alla fine ha creato solamente quel pericolo di Deulofeu, veramente grande. E poi qualche iniziativa in profondità. Finisce 3-0, è finita, grandissima vittoria. La Roma è andata più in gestione di questa partita. Ci sarà giovedì l'Europa League, poi il Benevento, poi il ritorno. Insomma, tante partite ravvicinate. E proprio poco fa il 3-0 di Pedro, che ha chiuso la partita su un altro contropiede. Soddisfatto per Pedro, comunque serviva un po' questo gol per ritornare un po' su col morale. Quindi, che dire, giornata perfetta, ci sarà Inter-Lazio, recupereremo punti a qualcuno. L'Atalanta andrà a Cagliari, vediamo un po' se il Cagliari farà un miracolo dopo mesi e mesi che non vince una partita. La squadra oggi perfetta, mi è piaciuta tantissimo, soprattutto nel primo tempo. Fino a poco fa davo Cristante migliore in campo, aveva fatto veramente una partita spettacolare, delle chiusure difensive veramente importanti, che senza di lui veramente sarebbero state delle chiare occasioni da gol. È stato veramente bravissimo, ha fatto 3-4 chiusure strepitose. Poi certo, questo errore macchia gravemente la prestazione di Cristante, che ricordiamo non è un difensore, quindi schierato lì Fonseca si assume i suoi rischi. È andata bene oggi, però certo quell'errore poteva riportarci sul 2-1 e la partita si sarebbe riaperta. Era il mio migliore in campo, quell'errore però è troppo grave e quindi lascio come migliore in campo Veretout, vista la doppietta, visto la gran partita, anche se era un po' calato nel secondo tempo. Mancini, grandissima partita, nuovamente si sta confermando, veramente una grandissima annata quella di Mancini, anche oggi perfetto, sia davanti sia quando si è proposto in fase offensiva. È suo il cross che ha portato Mancini, che ha portato Veretout al gol dell'1-0, anche con una gran finta. Insomma, Mancini sempre più determinante per questa squadra. Per il resto veramente poco da dire, Spinazzola sempre pericoloso, Majoral ha fatto un gran bel lavoro, è entrato Dzeko, è entrato bene, mi è piaciuto come è entrato, Mkhitaryan, altra gran bella partita, si è procurato il rigore del 2-0, nulla da dire, veramente gran bella partita, Villar, altra bella partita anche lui, poco da dire, una bella domenica, è iniziata alla grande, ora ci godiamo con calma le altre partite. 43 punti a 6 dal Milan, primo in classifica. C'è Inter-Lazio, quindi magari con un pareggio la Roma sarebbe a 6 punti dal primo posto e a 5 dal secondo. Insomma, veramente bene. 3 punti recuperati alla Juve. Il Napoli si è riavvicinato, però insomma, gran campionato, 43 punti, stiamo veramente macinando tanti tanti punti. Ora testa all'Europa League, perché con il Braga dobbiamo assolutamente passare, anche se non è facile. Se
sta mettendo in difficoltà le big del Portogallo. Con il Porto ha fatto due grandi partite sia in campionato che nella Coppa Portoghese, quindi c'è da stare veramente attenti. Fonseca l'ha allenata, sa benissimo, spero sappia benissimo tenere i nostri sulla corda per un impegno importantissimo, e poi domenica sera a Benevento, insomma, è un periodo cruciale della stagione per provare ad arrivare nelle prime quattro. Poi siamo lì a 6 punti dal primo, quindi sognare non costa nulla, però rimaniamo focalizzati sul nostro obiettivo, che è quello di rientrare in Champions League, e sarà tutto tranne che facile con Lazio, Atalanta, Milan, Inter, Napoli, Juve, tutte agguerrite e tutte forti. Per adesso bene, 3-0, 3 punti, terzo posto, forza Roma, e ci vediamo per i prossimi video sulla nostra magica Roma. Ciao amici!